Cosa resterà di questi anni 80? E la radio canta. Allora, 5 secondi. Bentornati qua in Linea Azzurri. Oggi avvolgiamo il nastro. La sto facendo di merda. Dai, bava? Sì? Non lo so, mi sembra. Scusate. Ciao a tutti i cuorini azzurri, siamo qui nella maestosa cornice di Piazza dei Cavalieri. Alle mie spalle c'è la scuola normale, insomma, una culla della cultura a livello internazionale, è un vanto, un orgoglio per la storia della nostra città. Sono qui per raccontarvi e per riavvolgere il nastro della memoria al 2 dicembre 1990. Il Pisa ospita il Cesena. I nerazzurri avevano iniziato bene la stagione con il tecnico rumeno Mircea Lucescu, avevano fatto 5 punti nelle prime 3 partite, però poi, dopo diciamo la fama dei titoloni, il Pisa primo in classifica in Serie A, la squadra nerazzurra inizia a subire qualche gol di troppo, ne prende 4 dalla Fiorentina, sia dall'Inter e torna nelle posizioni dove si lotta per la salvezza. E lo scontro con il Cesena appunto è fondamentale per questo obiettivo che è comune tra nerazzurri e romagnoli. Piovanelli è comunque capocannoniere del campionato, quindi i nerazzurri sono sempre una squadra temibile, vengono da una sconfitta a Bergamo e quindi in casa scontro diretto, va vinto. Però arena piena, io sono lì piccolino, 14 anni con mio babbo a vedere la partita in Curva Nord. Sole, una bella giornata quasi invernale, però insomma il Cesena ci gela subito perché va in gol. Un bellissimo gol di Ciocci, si fa tutto il campo e batte Simoni e poi con un altro contropiede finalizzato da Silas. Tra l'altro il Cesena è allenato dal futuro CT campione del mondo, Marcello Lippi. Quindi siamo in difficoltà, però un minuto dopo il gol di Silas, l'arbitro Magni concede il primo rigore di giornata all'altro attaccante nerazzurro, il gemello, la 2P, no, come la chiamerà Romeo Alconetani, Michele Padovano, Piovanelli e Padovano. Rigore, Padovano batte portiere Fontana, 2-1, si torna in partita e si torna a sperare. Pochi minuti prima della fine del primo tempo, Padovano con una splendida girata in mischia in aria, pareggia e si va al secondo tempo. Si va all'intervallo. Nel secondo tempo la partita è sempre a rischio perché Cesena è pericoloso, Ciocci è un giocatore forte, segnerà diversi 14 gol alla fine della stagione. Prende una traversa, quindi siamo lì a lottare, insomma, in bilico. Però a 7 minuti dalla fine Magni concede il secondo rigore di giornata e ancora una volta si presenta sul dischetto Michele Padovano, stavolta sotto la curva nord. Fontana nel mirino, palla da una parte, portiere dall'altra e corsa sotto la curva nord, tutti insieme, Pisa. Completa la rimonta straordinaria, Padovano segna la sua prima tripletta in Serie A e è una vittoria che rilancia il Pisa nella corsa salvezza. Purtroppo, ahi noi, finirà male perché quello è l'ultimo campionato di Serie A di Nerazzurri, retrociderà anche il Cesena. E io dico questo, speriamo, io da quell'anno lì dico sempre, speriamo di rivedere prima o poi i Nerazzurri in Serie A, prima di non essere troppo vecchi, ormai lo dico da tanto tempo, sono quasi a 40 anni, ma noi ci auguriamo che nel giro di pochi anni di rivedere quella splendida categoria che è la Serie A. Io vi dico che questa è un'altra storia, vi saluto, vi ringrazio e vi ricordo che tutto passa, ma il Pisa resta. Ciao 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 ciao.